Buongiorno ragazzi e benvenuti alla Fixit Informatica. Io sono Alessandro e oggi abbiamo un computer HP Elite One 800 G2. È un all-in-one, è un 23 pollici e guardate un pochino cosa è successo. Il cliente ce l'ha portato perché diceva che non teneva la data e l'ora. Infatti guardate qui dove c'è la batteria tampone. Praticamente si è staccato il supportino. La cosa più grave, e non so se riuscite a vedere, è che qui si è proprio danneggiata la pista, non c'è più questa pista. E allora, questa pista qua, per fortuna, è la pista del segnale negativo. Infatti, proviamo a vedere un attimino col multimetro. Allora, non so se riuscite a vedere. Proprio qui mettiamo il multimetro, ve lo faccio vedere così, in modalità cicalino, vediamo se si sente. Ok. Allora, non so se riuscite a vedere, qui per fortuna dove è saltata la pista c'è un pezzettino di stagno. Allora, ve lo faccio vedere prima così e poi magari ve lo faccio vedere al microscopio. Mettiamo qui e proviamo a vedere. Ok, vedete che c'è continuità? Vedete? Ve lo faccio vedere un attimino al microscopio. Vediamo se ci riusciamo. Allora, spostiamoci. Ecco qua. Vedete, è saltata proprio la pista. E qui, per fortuna, è rimasto un pezzettino. Adesso noi dobbiamo cercare di sostituire il supporto per la batteria tampone e di ricostruire questa pista qui. Prenderemo il negativo un po' da dove riusciamo. Intanto prendiamo il pezzo di ricambio. Il pezzo di ricambio lo prenderemo da un'altra scheda. Allora, spostiamo un attimino il computer. Ecco qua. Abbiamo una scheda. E proviamo a togliere questo supporto. Per togliere il supporto io uso direttamente un saldatore a punta grande. Allora, proviamo a vedere.
Si muove, ma non vuole venire. Allora, proviamo a mettergli un pochino di pulsante. Lavoriamo un attimino al microscopio. Perfetto, siamo riusciti a toglierlo. Ok, allora, adesso, tanto per curiosità, vediamo come questa batteria si carica. Chiudiamo qua. Allora, misuriamo la batteria per vedere se è carica. No, questa batteria è scarica. Ok, questa la buttiamo. Prendiamo questa, quella del cliente. Abbiamo sostituito il supporto perché vedete qui è completamente rotto. Vediamo se questa batteria è carica. Okay. Il più è sopra. Ok, questa batteria è carica, non so se vedete. Benissimo. Ok, la mettiamo da parte. Adesso andiamo a ripristinare la saldatura sul computer. Ok, eccoci qua. Benissimo. Allora, diamo un'occhiatina con il microscopio. Se si riesce a vedere. Ok, allora qua nella parte in basso mi sa che è rimasto proprio incollato questo pezzo del supportino. Allora proviamo a vedere se riusciamo a toglierlo. Ok, un po' di pulsante. Poi solito saldatore con la punta grande. Ecco qua, vedete? Vediamo se riusciamo a prenderlo a posto. Ora rinfreschiamo un po' questo stagno così. Benissimo. Allora, visto che nella parte in alto non abbiamo poco, abbiamo la pista rotta. Proviamo a vedere se riusciamo a mettergli un pochino di stagno per ingrandirla. Mettiamo sempre un po' di flussante. Questa volta prendo il saldatore ma con la punta sottile. Proviamo a vedere cosa succede. Se gli metto un pochino di stagno.
si attacca. Ok, un pelino. Siamo riusciti ad attaccarlo. Ok. Allora, io a questo punto proverei a mettere un po' di colla nella parte in plastica. Allora, aspettate che vi faccio vedere. Allora, qui. Questa parte bianca. Proverei a mettere un pochino di colla per essere sicuro che non si muove. La colla che sto usando è una T7000, la colla che normalmente usiamo per i cellulari. Prendiamo il supporto. Il supporto va messo così. Ok. Proviamo a vedere sempre col microscopio. Ok. Allora. Un secondo solo che sta squillando il cellulare. Scusate. Allora, proviamo a vedere col microscopio. Ok, allora vediamo se si vede. Iniziamo a saldare il positivo. Ok. Gli mettiamo ancora un goccino di stagno giusto per sicurezza. Ok. Bisogna vedere di qua. No, siamo già fuori. Allora. Devo farlo un pochino più dietro. Ok. Proviamo a vedere. Certo, perché lo stiamo saldando al contrario. Vediamo un pochino. La parte. Così. Allora, è possibile che questo supportino qui sia più piccolino? Probabilmente sì. Ok. Nessun problema. Allora, aspettate che vi faccio vedere. Non me ne ero accorto. Allora. Guardate un pochino. Allora. Questo supporto qua era più piccolo. Ok. Questo qua
Sbordati un po'. Quindi cosa dobbiamo fare? A questo punto l'idea della colla non era male. Farei così. Allora, intanto controlliamo un attimino la polarità, perché la batteria. Abbiamo la batteria, il più della batteria è verso l'alto, ok? Quindi non è così, dovrebbe essere al contrario. Quindi dovrebbe essere così, ok? Dopodiché saldiamo la parte del più. E poi la parte del meno la andiamo a costruire noi. Andiamo al microscopio. Risaldiamo. Ok, quello che stavamo già saldando prima. Ok. La mettiamo così. Uno, benissimo. Ok, a questo punto sotto è saldato. Premiamo un pochino, magari riusciamo a farlo incollare, se riusciamo. Se no poi gli metteremo un pochino di colla a caldo. Ok, a questo punto proviamo a fare un ponte per portare il meno della batteria. Allora, mettiamo un pochino di stagno. Prendo il saldatore con la punta sottile. Allora, proviamo prima così. Ok. Facciamo attaccare un po' di stagno, perfetto. Prendiamo. Proviamo a vedere se riusciamo a saldare. Ok. Benissimo, adesso andiamo a vedere dove dobbiamo portare questa alimentazione. Ok. Allora, abbiamo fatto il ponte qui. Ok. Allora, andiamo a vedere. Prendiamo sempre il multimetro. Proviamo a vedere dove troviamo la massa. Lo mettiamo in modalità cicalino. Ok, per esempio, allora la massa è ovunque. Possiamo metterlo qui. Proviamo a vedere. Ok, possiamo metterlo qui. Oppure possiamo metterlo. Vediamo un pochino se c'è un altro posto. Allora, proviamo a vedere qui cosa c'è. No. Ok, qua. Qua suona. Andiamo a vedere col microscopio. Ok, avevo visto questi punti qui. Ok. Proviamo a vedere sempre in modalità cicalino. Ok, questo va bene, questo no. Ok. Proviamo
proviamo a metterlo qui. Qui, perfetto. Allora, mettiamo un pochino di flussante. Ok. Saldatore a punta fine. Mettiamo un pochino di stagno. Ok. E ora proviamo a vedere se riusciamo a saldare questo pezzettino del nostro ponticello. Proviamo sempre col nostro multimetro a vedere se c'è continuità tra i due punti. Vi faccio vedere. Sì, c'è continuità. Ok, a questo punto prendiamo la nostra batteria, proviamo di nuovo a misurarla. Allora. Ok, vediamo che è carica. La mettiamo nel supporto. Ok, però dobbiamo un attimino rendere più stabile questa riparazione qua, perché vedete che si muove. Allora, io prenderei un po' di colla a caldo. E proviamo a vedere. Aumentiamo la temperatura. Ok. Ok. Così è un po' più stabile. E adesso ultimo accorgimento. Mettiamo un po' di nastro Kapton per proteggere il filo. Ecco qua. Allora, mettiamo un po' di nastro.
proteggere la nostra riparazione in modo tale che così non si muova. Allora, la batteria mi sembra abbastanza stabile. Proviamo a vedere. Ok. Benissimo. La nostra riparazione è conclusa. Adesso proveremo a vedere se funziona. Per il momento vi saluto. A presto, ciao!